manifestazione oggi sulla Ragusana per sollecitare l'autostrada Catania-Ragusa che rischia di saltare. Paolo Cenzabella della CGIL. Sì, noi tutti eravamo nella condizione di aspettare, di conoscere la data in cui sarebbero stati aperti i cantieri per l'inizio dei lavori, in particolare tutti i lavoratori edili aspettavano qua. Improvvisamente veniamo a sapere invece che dall'elenco delle opere strategiche importanti questa opera non esiste più. Allora abbiamo immediatamente reagito perché noi riteniamo, così come ha detto il ministro, il nuovo ministro delle infrastrutture, che le opere importanti che si devono fare sono quelle utili, noi riteniamo che l'arteria di collegamento tra Lentini, l'autostrada Catania, Lentini e Ragusa è un'opera importante, utile, strategica, che non si può non fare. Ed è per questo che siamo qui, per rivendicare la immediata cantierizzazione dell'intera opera e quindi la conclusione del procedimento tecnico-amministrativo da parte del Ministero. Ecco, dopo questa manifestazione cosa intendete fare? Beh, adesso proseguiremo, alle 11 adesso ci spostiamo presso l'aula consiliare del Comune di Lentini per un confronto, perché abbiamo invitato tutti i sindaci dei comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte e i comuni del tracciato della Ragusana, tutti i deputati della provincia di Siracusa, sia i deputati nazionali sia i deputati regionali, per chiedere loro, ciascuno deve fare la propria parte, loro devono fare la loro parte per intervenire sul Ministero e sul Governo nazionale per arrivare alla immediata, ripeto, cantierizzazione dell'opera. Il dottor Santino Ragazzi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lentini, lei è stato sempre attento per quanto riguarda la statale Ragusana 194, ecco, rischia di saltare, oggi si manifesta per realizzare questa nuova opera. Speriamo che non salti, ovviamente, perché la consideriamo, come la considerava prima anche lo Stato, un'opera strategica per il nostro territorio, e quindi speriamo ora che dopo le precisazioni e le rassicurazioni date dal nuovo Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio l'opera possa ridiventare un'opera cantierabile, perché queste sono in effetti le condizioni attuali in cui l'opera versa. Se non ci fosse stato il problema del DEF e della individuazione di queste 25 opere prioritarie, molto probabilmente si sarebbe detto che di qui a una settimana, a qualche mese, l'opera sarebbe decollata, perché in effetti l'opera è dotata del progetto ormai sicuramente esecutivo, anche se formalmente non è stato presentato, ma anche del relativo finanziamento. E quindi è indispensabile e opportuno che si vada avanti in questa direzione. Stefano Munafò, segretario provinciale della UIL, ecco, oggi si manifesta per la realizzazione di questa nuova arteria che rischia di saltare. Rischia di saltare, le notizie che arrivano sono contraddittorie, chi dice che non si è perso questo finanziamento, chi dice che questo finanziamento si è perso, chi dice che a metà si è perso, non si è perso. Noi vogliamo certezze, perché è un'arteria che serve all'economia di questo paese, è un'arteria che serve per lo spostamento tra Siracusa e Ragusa. E serve pure perché questa strada è una strada che presenta delle problematiche di sicurezza non indifferente. Se noi contiamo quanti incidenti ci sono stati nel tempo, c'è l'esigenza di metterla in perfetta sicurezza. Il raddoppio, quel progetto che è stato presentato, era un progetto che mette in sicurezza, il raddoppio mette in sicurezza questa arteria e dà quello sviluppo che c'è l'esigenza in questo territorio. Io la faccio spesso perché mi interesso pure di Ragusa e Gela, faccio sia questa che l'altra, quella della Catania-Gela, che sono due strade molto molto pericolose. L'ho visto di persona quali sono le difficoltà che ci sono.
il governo che si dia da fare e rimetta in linea questi finanziamenti. Paolo Zappulla, segretario provinciale della CGIL di Siracusa. Ecco, oggi si manifesta a Lentini per la realizzazione di questa nuova arteria che costituisce un punto fondamentale di collegamento tra Ragusa e Catania e attraversa anche Lentini. Sì, quest'opera è fondamentale per tutta l'area, sia dal punto di vista del lavoro che può dare subito, perché darebbe lavoro a qualche migliaio di lavoratori edili e tutto l'indotto, ma anche per la prospettiva di un futuro per il settore agroalimentare e anche per il turismo. Noi abbiamo bisogno di quest'opera. L'atto prodotto dal governo blocca questo processo che noi speravamo di poter realizzare già a partire dal 2016. Di fronte a un atto formale del governo adesso non bastano soltanto rassicurazioni verbali, occorre una posizione ferma, autorevole e ufficiale del governo che smentisca quello che è avvenuto e riporti la realizzazione di quest'opera dentro le 30 opere prioritarie per il governo nazionale. Solo questo potrà fermare la protesta, perché altrimenti da oggi parte una protesta che speriamo coinvolgerà anche le istituzioni, così come oggi sembra essere, e la politica, la rappresentanza parlamentare regionale e nazionale. Vogliamo sentire anche cosa pensa Crocetta, il governo regionale, di questa vicenda, perché rispetto alle aspettative di sviluppo e di crescita che noi abbiamo nel nostro territorio assistiamo a strade che crollano e investimenti che vengono cancellati, e tutto questo non è accettabile. Paolo Sanzaro della CISL, ecco, oggi si manifesta a Lentini per questa nuova autostrada. Sì, questa nuova autostrada, insomma, questa ipotesi di autostrada, hanno fatto bene i segretari generali degli edili di Siracusa a prendere questa iniziativa. Credo che è una infrastruttura fondamentale per il territorio. Quando dico per il territorio significa Siracusa e Ragusa, ma anche Catania. È un collegamento fondamentale di cui nessuno si occupa, apprendiamo soltanto notizie in negativo, ipotesi di mancato finanziamento. Credo che un'opera di questo tipo, che si aspetta da tanto tempo, sia fondamentale per lo sviluppo e per la crescita di questo territorio. Non vediamo un interesse forte da parte delle organizzazioni, delle forze politiche. Mi sembra che c'è molta distrazione, che sia per questo collegamento stradale, sia per le ferrovie, sia per altre problematiche che riguardano tantissimi lavoratori. Mi riferisco ad esempio ieri sera al problema dell'IMU agricola. Ecco, rispetto a questo credo che le forze politiche hanno il dovere non solo di essere presente, ma di dirci chiaramente, quelli nazionali, i deputati nazionali, i deputati regionali, di dirci chiaramente come stanno le cose. Questo territorio aspetta da tanto tempo un'opera di questo tipo, non ce la lasceremo scappare, tant'è che oggi CGIL e CISL e UIL manifestano qui proprio per alzare la voce e porre l'attenzione ancora una volta rispetto ad un'opera che riteniamo sia strategica e fondamentale. Pippo Zappulla, deputato nazionale del Partito Democratico. Ecco, i sindacati oggi protestano, ma a quanto pare la politica ha un ruolo determinante per la soluzione di questo problema. Assolutamente sì, io sono qui a testimoniare intanto la vicinanza, come faccio sempre nei momenti in cui ci sono lavoratori e le organizzazioni sindacali che protestano per rivendicare migliori condizioni di vita, di lavoro, per sviluppo, no, investimenti. Per quanto mi riguarda, io sto sempre dalla parte della gente, ma al di là del tema generale, il problema specifico è un problema serissimo. Ora, è vero che il mio ministro, io sono un deputato del Partito Democratico e faccio riferimento a questo governo, e il ministro dei trasporti e delle infrastrutture è un ministro del Partito Democratico, quindi non nascondo il rapporto diretto, ma pur essendo del Partito Democratico la ragione della protesta la considero fondata. Ora, è vero
che il ministro ha smentito le voci che erano circolate anche sulla stampa nazionale, che alcune opere, fra cui queste, venivano declassificate e derubricate. È vero pure che se non viene affermato, se non c'è un atto politico altrettanto importante come quello che è compiuto, e il rischio che quest'opera possa in qualche modo rientrare fra quelle incompiute, fra quelle che vengono abbandonate al loro triste destino, c'è. Allora, cos'è che bisogna fare? Il mio caro Del Rio, il mio caro ministro Del Rio, ha deciso che delle 51 opere di interesse strategico nazionale una parte venisse declassificata invece di interesse regionale, fra cui questa, a tal punto da spostare nel mese di settembre il momento in cui il Ministero dei Trasporti e Regione si incontrano per confermare o meno la validità di quest'opera. Io considero questa invece un'opera di interesse strategico nazionale, non per puro campanilismo, perché riguarda tre province, perché riguarda una parte consistente della Sicilia, perché è un collegamento importante dell'intero territorio, perché riguarda più di 1 milione di persone, pezzi di economia, perché è una strada, un'arteria fondamentale per il diritto alla mobilità, per il diritto alla salute e alla sicurezza per intere popolazioni. Allora, bene, venga il ministro, rassicuri, confermi, venendo e assumendo la decisione di reinserirla fra le opere strategiche di interesse nazionale. Si tratta di fare questo, ecco per cui non vedo alcuna contraddizione dall'essere qui e dal sostenere le azioni del sindacato e dei lavoratori. Ecco, onorevole Vinciullo, oggi si protesta per sollecitare questo nuovo progetto per la realizzazione dell'autostrada Catania-Ragusa, che è un punto di riferimento importante per tutti. Lei giustamente parla di sollecitare, io dico quello di imporre al governo il rispetto degli impegni che aveva assunto col territorio. Intanto questa strada non è la Catania-Ragusa, questa è la Catania-Lentini-Ragusa, è una strada che vede la provincia di Siracusa al centro di questa strada, una strada che era stata promessa dal ministro Lupi, che era stata inserita nel piano di programmazione definitiva, quindi non stiamo parlando di un piano di programmazione provvisorio, ma un piano di programmazione definitiva, un'opera che improvvisamente il governo ha pensato, dopo una settimana dell'insediamento del nuovo ministro, di togliere. Questo è intollerabile, insopportabile, un'ingiustizia, ma credo che sia anche una violazione bella e buona di quelli che sono gli impegni assunti dal predecessore. Vedete, qui non è possibile che un ministro nuovo dimentica quello che ha promesso e quello che ha invece deciso di fare il precedente. Per cui questo ministro, che mi pare un po' sfigato perché sta portando parecchi danni alla Sicilia e al resto del paese, basta vedere quante strade stanno crollando da quando è ministro, mi sembra anche uno che non rispetta gli impegni assunti dal predecessore. Lui deve capire che lui è ministro pro tempore e il ministro pro tempore eredita dai suoi predecessori tutto ciò che è stato stabilito precedentemente. A questa terra, che paga le tasse profumatamente come tutte le altre, era stato promesso, era stato concordato, è stato fatto un bando e c'è pure un vincitore, che sarebbe stata realizzata la Catania, Lentina e Ragusa. Noi rivendichiamo oggi il rispetto di questi impegni, di questi accordi, di quel bando. Chiediamo al governo nazionale di ritornare sui propri passi, sapendo che centrosinistra e centrodestra, sindacati di tutte le categorie, sindacati dei lavoratori e i rappresentanti delle imprese, siamo qui a rivendicare un diritto. Non vogliamo favori e non siamo assolutamente disposti a sopportare lo scippo che il ministro Del Rio pensa di fare alla nostra provincia.